appuntamento è offerto da... Scopri tutte le promo primavera nei nostri punti vendita o cercale sul sito nuovarredo.it. Nuovo Arredo, da noi ti senti a casa. E siamo ancora qui, con più speranza che paura. Bentornati a buon pomeriggio, avete passato bene questi giorni di festa? Noi benissimo e siamo carichi per tenervi compagnia con tanti ospiti, argomenti, tutorial, musica naturalmente. Verrà a trovarci la nostra amica Anna Falchi, con lei parleremo di un argomento molto interessante, estremamente attuale, questi social che ormai ci sovrastano in ogni momento. Eccezionalmente di martedì la nostra astrologa Mirella Stazio ci darà tutti i consigli delle stelle per questa settimana e oggi conosceremo un nuovo single alla ricerca dell'amore, la nostra posta del cuore, si chiama Nicola e ci racconterà tra poco la sua storia. Vi mostreremo poi come realizzare un trucco per la bella stagione, ormai finalmente è arrivata dappertutto, non se ne poteva più, e ci sarà per questo Luna Taddonio. Impareremo i passi i passi, no, perché lo dico a una persona speciale qui in studio, i passi di Alli Galli. Esatto. Hai capito? Ma hai presente l'Alli Galli? Vabbè, certo, Alli Galli con una bravissima insegnante di ballo. Pomeriggio. No, dicevo buon pomeriggio, ma io pensavo dopo la quaresima di aver espiato tutti i miei peccati e il fioretto era passato e di ballo no, anche oggi. Oggi, vabbè. Ma tu sei fortissimo. Amici, ormai. Ma io sono felicissimo di stare con voi e di imparare il ballo, a ballare. Hai presente Alli Galli? Ecco, invece si, io si per salta, le mie canzoni... Con le ginocchia. Sì, vabbè, io voglio cambiare discorso. Io con le mie canzoni, invece, visto che Mirella Stasi torna oggi eccezionalmente di martedì, sì, facciamo una bella carrellata di canzoni dedicate alle stelle, eh? Giusto, va bene? Le stelle. Mi sembra una bella idea. Cosa dicono le stelle? E cosa dice Mary in cucina? Bentornata. Buon pomeriggio a te Michele, Stefano e anche a tutti voi. Oggi in cucina mangiamo qualcosa di buono, come ogni giorno, naturalmente grazie esclusivamente ad Antonio Sgarra. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti. Buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio. Ti trovo Mary in forma smagliante, Antonio. Ma grazie. Com'è andata questa Pasqua e Pasquetta? Benissimo, non vedevo l'ora di ritornare qui. Anch'io non vedevo l'ora di vederti, soprattutto di ascoltare che cosa prepareremo di buono oggi. Cosa facciamo? Sì, faremo un'insalata, ci avviciniamo all'estate, quindi un'insalata abbastanza fresca e poi faremo un primo molto curioso. Molto bene, lo scopriremo tra poco e poi abbineremo un ottimo cocktail che ci preparerà la nostra bar lady Antonella Benedetto. Nel frattempo vedo Michele pronto al salotto con un ospite speciale. Certo, certo Mary, grazie, perché per iniziare al meglio la nostra settimana ho pensato di accogliere l'invito di uno dei tanti single che si fanno avanti per il nostro bellissimo spazio della posta del cuore. Lui è Nicola. Benvenuto, diciamo che tra tutti coloro che si sono avvicinati a questa puntata, lui vabbè spicca per lo vedremo poi, cerca la sua anima gemella e quindi viene qui per raccontarci la sua esattamente storia. Esattamente. Di nuovo benvenuto, da dove grazie vieni? Sono della provincia di Brindisi, Mesagne. Beh, parli un po' di te. Sì, un po' della mia vita, della mia storia e anche del, diciamo, della vita sentimentale. Senti, di solito non si fa, non è bello. Posso chiederti l'età? Tanto qui ce la togliamo. Beh, l'età 54 anni. Okay. Single. Mesagne. Provengo da una famiglia numerosa. 10 figlie. Caspita, complimenti. Più grandi, tutti bene, più tutti bene, grazie a Dio, tutti bene. Più grandi, più piccoli. Io più... sono il terzultimo. Terzultimo? Terzultimo. Senti, di che ti occupi? Adesso attualmente lavoro in una struttura a Mesagne, si chiama Villa Bianca. È una tra le più importanti in Italia. Io lo so perché ne abbiamo parlato prima insieme. Esattamente. Ma lo vuoi spiegare anche agli ascoltatori perché è una cosa bella? Sì, è un lavoro molto delicato, è un lavoro che ci si entra, diciamo, in una struttura molto impegnativa, diciamo, no? Il beh, lavoro è impegnativo. Stiamo cioè parlando di volontariato, di assistenza. No, diciamo, il mio lavoro esprime questo, cioè un tutto fare. Ma dentro una struttura che si dentro occupa una struttura di quel genere lì, senza nessuna qualifica, sono entrato lì e di mi sento... Di persone che e mi sento non stanno... Persone che stanno di una certa età...
diciamo avanzata, e allora stanno lì che vengono curate. Quindi un centro per anziani sostanzialmente, anche se ci sono tante altre cose. Sì. E tu hai, e io, hai un ruolo? Io ho un ruolo nella sala, in cucina. Saluto anche i miei collaboratori. Bello, ci staranno guardando? Sì. Anche gli anziani che sono ospiti? Tutti. Vuoi salutarli? Pensi di poter dire qualcosa? Un saluto a tutti. Questo significa che tu sei una persona sensibile, un po' sì, quello sì, lo dico sempre. È un pregio? Sensibile, o un educata anche, no? Cioè mi ritengo educato. È un pregio, è una qualità? Ma diciamo che il mio da fare, diciamo, là dentro mi sento con me stesso, mi faccio domanda e risposta con me stesso. Dico. Quindi questo Nicola, ti aiuta. Nicola, cerca di non sbagliare. Nicola, devi fare così. Cioè, io stesso mi trasmetto le cose che devo fare dentro di me, senza ascoltare nessuno. Quindi indipendente, ma anche cerchi di migliorarti costantemente. Sì. Beh, questo è molto pian bello. Piano, perché non è facile. Non è facile lavorare in quella struttura, perché lo posso immaginare. Certo. Ma come mai? All'inizio sembrava facile. I primi giorni sembrava facile. Poi pian piano ho cominciato un po' a trovare un po' di debolezza. Poi sono ripreso piano piano a avere quella carica. Posso e quella carica che sono tornato al 100%. Bene, mi fa piacere. Ma posso chiederti perché hai deciso di impegnarti in questa struttura perché, per gli anziani? È una cosa, una bella domanda che mi stai facendo. Perché 2 anni fa è venuta a mancare mia madre. E mia madre soffriva allo stesso modo come hanno sofferto quelle persone, dentro casa mia. E stava nel letto, chiamava sempre me. Ecco perché, stando là dentro, mi ricordo mia madre. Bello, molto bello. Ti sei anche un po' commosso. Adesso sono un po' emozionato. Un po' emozionato e un po' tutti qua nello studio. Poi mi passa, lì per lì mi passa tutto. È bello questo. E questo naturalmente tu dedicarti a tua madre, forse è stato questo che ti ha un po' impedito Sì. Di che cosa? C'è una forza dentro proprio. Cioè non ho paura di niente stando là dentro. Niente. Però poi c'è il mondo che è fuori. E ci sono anche le persone. E io ci credo anche agli angeli, perché qualche cosa mi è scattato dentro di me. Cioè trovare una persona che mi ha aiutato, ha capito il mio problema e mi ha fatto entrare in quella struttura lavorando là dentro, senza chiedere lavoro a nessuno. Questo è veramente bellissimo. Sì. È importante perché sento che è la tua realizzazione. Esatto. Però manca qualcosa. Eh sì, quello è importante pure. E adesso in questo momento sto soffrendo proprio di questa situazione qui. Cioè, non mi manca niente, ho tutto, diciamo. Però in certi momenti mi sento un po' la solitudine, no? Come la canzone di Laura Pausini. Delle fasce di orari mi sento un po' giù. Giù nel senso che mi manca qualcosa. E quel qualcosa sarebbe proprio una compagna. Ma in passato non ci sono state altre storie importanti, così diciamo? Sì, abbastanza pure. Cioè l'ho presa sempre come un divertimento. Ah. Non l'ho presa sul serio la cosa. Cioè ho avuto delle esperienze negative che poi nello stesso tempo sono andate nella positività, in me stesso. Fammi capire. Sarebbe a dire, anche se ho avuto qualche delusione, quella delusione mi ha fatto capire tante cose della mia vita. Cioè, ma storie leggere o storie impegnative? Impegnative nel senso che ho fatto una convivenza pure, non italiana. Ho avuto una bella esperienza. Sono stato all'estero anche, a Varsavia. Quindi in Polonia. E poi? Ho imparato tante delle cose, anche di cucina, ho imparato tante cose lì. Bello. Ma purtroppo poi non è andata più avanti. No, perché è come quando vedi un film, no? Quel film poi finisce. E la storia è finita. Ma ti dispiace? Diciamo che mi è dispiaciuto molto. Però in me stesso ho capito che ci vuole quel coraggio e quel coraggio è uscito fuori.
E infatti adesso sei qui con questo coraggio. Come dovrebbe essere lei allora, la tua donna ideale? Come me, cioè una persona simile a me, cioè educata. Non voglio tanto bellezza di una persona, perché quella bellezza poi passa. All'inizio sì, colpisce l'uomo, ma dopo col tempo poi... Quindi per colpirti immediatamente che cosa ci dovrebbe essere? Secondo me, come la penso io, la sincerità. Bisogna essere sincere su questo mondo. Ciò che manca a tante persone. Io ascolto amici, amiche, che mi vogliono tutti bene. Solo che vedo qualcosa sempre, non lo so, c'è un senso che riesco a percepire, riesco a capire gli altri. Gli altri. Questo è bello. Però devo pensare a me pure. Certo, questo, certo. Quindi sei dotato di grande empatia, questo è molto bello, ti fa onore. E ti vogliono bene, è vero, i tuoi amici, eh? Proviamo a sentirne qualcuno. Ecco. Io sono Giovanni, sono un amico di infanzia di Nicola. Con Nicola abbiamo passato dei momenti dell'adolescenza indimenticabili. Abbiamo girato in lungo e in largo la Puglia, girando per discoteche, locali danzanti. E diciamo, abbiamo passato, aveva qualche anno più di noi ed è stato uno dei nostri migliori amici di quel periodo. Un ragazzo molto elegante, molto ben voluto dagli amici, molto educato, un ragazzo a posto, insomma. Io a Nicola auguro tanta fortuna e che venga sempre assistito da tutti gli amici. Bello, ti sei commosso. Non me l'aspettavo. L'amicizia è importante per te, eh? Hai dato tanto anche a Giovanni, ti è grato, si vede. È una cosa bella della vita. È vero. Ha detto che avete girato tutta la Puglia, così. Ti piace viaggiare? No, perché lui non aveva la patente. Io a 18 anni ho preso la patente. Con 14.000 lire alla motorizzazione. Ho studiato a casa, subito il primo esame, tutto bene. E siete andati in giro tu? Sì, perché lui, vedendo me, no, che ero un po' più grande di lui, l'ha detto, mi vedeva con la macchina di mio padre. Allora diceva: Nicola, dai, portaci a ballare, portaci là. Lui era più piccolo. Certe volte lui si metteva lì seduto in panchina, in villa, a Mesagne, e aspettava me, no? Perché io passavo con la macchina e non andavo a prendermi. Ma sei una persona estremamente generosa, sta venendo fuori una bellissima... No, vabbè, ascoltami. È la cosa bella, è la mia spontaneità. Ecco, ma cosa faresti per conquistare la tua donna? Io come la penso... Non voglio essere un, come si dice, Latin lover, là, no? Però c'ho qualcosa dentro che riesco, quella carica dentro. Ti devono scoprire? Sì, quella carica ce l'ho. Ecco, immagina adesso che lei, quella che potrebbe essere la tua... tua conquista, la tua anima gemella, chissà. Ecco, immagina che sia lì che ci sta guardando, davanti a te, davanti a quella telecamera. Non lo so. Ecco, pensa alle parole giuste per dirle qualcosa che possa conquistarla e diglielo. Io spero che questa ragazza può essere il mio futuro. L'importante è di fare delle cose insieme e anche di capirci uno con l'altro. Ma bellissimo,
Perfetto, Nicola. Allora, permettimi adesso di dire, nonostante l'emozione che condividiamo, vabbè, è passato, tutti e detto, due in questo momento... Sono dei momenti che succede a tutte. Specialmente questa è la prima trasmissione che faccio. Sei mai stato una cosa? No, qui no, qui no. Allora, però... diciamo come fare per mettersi in contatto con Nicola. Naturalmente attraverso di noi, quindi prima di tutto Facebook, la pagina di Buon Pomeriggio, oppure l'indirizzo di posta elettronica che è redazione.buonpomeriggio@norba.it. Volendo anche potete telefonare 349-687-6326 e rispondono i nostri redattori, la nostra redazione, e poi noi naturalmente organizziamo eventualmente un incontro in studio, sempre in studio qui a Buon Pomeriggio con Nicola. Stefano, hai sentito questa? Una storia pazzesca. Nicola, io lo vedo molto determinato, lo vedo determinato, lui proprio... La tranquillità è la cosa più bella. Sì, sì, tu attraverseresti fiumi, laghi, mari, attraversessi pure turbini, tempeste, come succede nella... No, sono un marinaio. Sì, lo faresti. Non lo faresti, sono un marinaio. Per conquistare la tua anima gemella, come succede nella canzone di Gianna Nannini, che diciamo io per te faccio le tue veci, come se tu cantassi questa canzone alla tua futura compagna, va bene? Grazie. Molti mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai. Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti, meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto, occhi di sole bruciano in mezzo al cuore, amo la vita meravigliosa. Bellissima. Stefano Pallatresi che grazie. Ti ha praticamente fatto cantare, come se la cantassi tu, questa canzone dedicata alla tua possibile e meravigliosa creatura. Ragazze, fatevi avanti, fatevi sotto. Nicola è una persona davvero speciale. Prima di salutarti volevo chiederti di che segno sei. Pesce. Dei pesci, benissimo. Allora te l'ho chiesto perché è venuto il momento di ascoltare l'oroscopo della nostra bellissima astrologa Mirella Stazzi. Tutti belli oggi siamo, in collegamento da Roma. Ciao Mirella, bentornata. Sì, Michele, buon pomeriggio, grazie, bentrovati a tutti quanti. Ecco, allora, Nicola è del segno dei pesci. Riuscirà a trovare... Sì, insomma, non ti chiedo di fare la maga, però certo. Insomma, come vanno no, le cose? No, la maga no. Però i pesci davvero sono in piena rinascita affettiva, è come se si fossero svegliati da un lungo letargo, da un lungo sonno, e adesso c'è bisogno, grazie ai pianeti così forti nel segno dello Scorpione e quelli in Capricorno, di trovare una stabilità vera da un punto di vista sentimentale, e la settimana inizia davvero in maniera fantastica. Oggi congiunzione molto bella per voi, quasi intima, della Luna con il segno con il pianeta di Giove dello Scorpione, quindi Luna e Scorpione, Giove Scorpione, voi che siete al centro di una grande rinascita da un punto di vista sentimentale, quindi come non cogliere al volo questa grande occasione che le stelle vi stanno mettendo di fronte, dovete uscire dal guscio, dovete fidarvi di più dei vostri istinti, ma anche divertirvi. I pesci in questo momento e soprattutto nel corso di questa settimana devono incontrare persone, devono ottenere conferme lavorative, ma soprattutto farsi vedere in giro, perché davvero acchiappate alla grande in questo momento, però dovete credere in voi stessi, dovete essere davvero in questo momento pronti a carpire l'occhio di una persona che vi sta guardando e vi sta guardando con vero affetto. Beh, mi pare perfetto questo, che Mirella, no, grazie. È la pura verità. Quindi sotto a chi tocca e tu ti devi dare da fare, in bocca al lupo, noi siamo con te. Adesso andiamo avanti con un paio di altri segni, Mirella, che, certo, di che ci occupiamo? Michele.
Vediamo, insomma, la settimana degli amici della bilancia. Pasqua è passata, Pasquetta anche, la luna è stata nel vostro segno. Oggi la ripresa significa ripresa lavorativa, ripresa delle questioni economiche e collaborative in cui in questo momento la bilancia deve far fronte. Quindi decisioni che sono state prese, ma decisioni che non devono gravare troppo sul vostro umore in questo momento. Oh. Abbiamo ancora un Mercurio piuttosto pesante nel segno dell'Ariete, in anello di sosta. Che significa? Che sta proseguendo molto lentamente, percorrendo appunto i gradi del segno dell'Ariete, e questo significa per voi della bilancia una mancanza di collaborazione esterna. Quindi voi volete fare tantissime cose in questo momento, rivoluzionare in maniera radicale il vostro lavoro, ma potrebbe darsi che gli altri non sono proprio d'accordo con le vostre intenzioni. Oggi però davvero questa luna vi porta a focalizzare bene l'attenzione su quello che volete fare, sugli incontri, bene i contratti scritti in questo periodo, guardate sempre scadenze e comunque siete sempre attenti agli aspetti legali della vostra vita. L'amore ritorna a essere molto goloso. Venere è nel segno del Toro, porta anche un riavvicinamento con una persona che nei mesi passati avevate un po' allontanato, ma solo per il troppo stress. Oh, riavvicinatevi, amiche e amici della bilancia. Visto? Mirella non lascia da parte nessun aspetto, soldi. Lavoro, contratti, stelle, cuore, affari, fantastico. E adesso sai siamo un po' tutte, un mix l'astrologia. Sai perché lo dico? Perché tocca al nostro segno, il segno dello Scorpione. Tocca al tuo segno, al mio segno, Michele, lo Scorpione. Lo Scorpione deve capire bene in questo momento da che parte stare a livello affettivo. Venere è in opposizione, è entrata il 1 aprile nel segno del Toro, ci sarà fino al 25. Questo significa che tra voi e gli altri c'è un po' di distanza, c'è una difficoltà di comunicazione, o forse siete voi troppo impetuosi e volete imporvi, amici sullo Scorpione, sugli altri. Questo è un po' nel vostro carattere, vi piace essere protagonisti, vi piace che nulla sfugga al vostro sguardo penetrante, però bisogna anche lasciare spazio alle altre persone. E oggi questa luna così forte nel vostro segno, nel segno dello Scorpione, vi dice che dovete calmare le acque, dovete stare attenti con chi parlate, con le persone che vi circondano. L'amore è presente, però voi volete sempre quel qualcosa in più, quel gradino in più, che forse in questo momento non è che vi sia negato, però ci sono aspetti lavorativi forse più importanti che stanno catturando la vostra attenzione. Bella la giornata di domani, dovete muovervi però, siete diventati un po' pigri ultimamente. Bisogna pure andare ma è un disastro. Mirella, abbiamo perduto il collegamento, ma la sostanza, le legnate le avevamo prese noi dello Scorpione. Ci vediamo più tardi con gli altri segni, con Mirella Tazzi. Ringrazio naturalmente Nicola e ti faccio il mille in bocca al lupo per tutto. Grazie. Quanto. Vedrai che presto ci saranno le persone che si faranno vivere. Posso mandare anche dei saluti? Velocissimo. Allora, mando dei saluti a delle persone che non ci sono più, sarebbe mio padre e mia madre. Che mi guardano da lassù. A presto, Nicola, grazie. Allora adesso Mary, a te. Sono pronta con la nostra Luna Taddonio, che è tornata a trovarci. Ciao Luna. Ciao Mary. Ben ritrovata. Grazie. Con Adriana, questa splendida modella, insieme faremo un make-up spettacolare. Mi hanno detto questo. Molto rock. È vero? È molto rock. Oggi il tema è totalmente rock, assolutamente. Dunque, cominciamo con una base, senza anticipare cosa faremo. Cominciamo con la nostra base. La base di oggi è una base un po' particolare, perché faremo questo effetto che è un po' visto in giro in quest'ultimo periodo, l'effetto glow. Che vuol dire glow? È luminoso, quindi daremo questo effetto molto molto luminoso soprattutto agli zigomi, quindi un po' metallico. Esatto, e vediamo con che tecnica, con una tecnica un po' particolare. Va bene, quindi vediamo, cominciamo subito. La stesura di pochissimo fondotinta, perché la sua pelle è già molto molto omogenea, il colore non ha bisogno di eccessiva quantità di fondotinta, quindi una piccolissima quantità di fondotinta. È chiaro che Adriana ha una pelle perfetta. Ha una pelle perfetta, però chi dovesse avere qualche piccola imperfezione deve preparare la pelle in un modo differente. Potremmo scegliere un fondotinta che abbia una copertura leggermente maggiore, piuttosto che questa, che ha una copertura veramente veramente minima, che lascia intravedere comunque le sue lentiggini, le sue
diciamo, le potremmo chiamare imperfezioni, ma non lo sono, anzi, certo, a mio avviso sono un qualcosa belle, in più. Sono belle, sì. Quindi comunque molto naturale. Molto naturale. Dopodiché, visto che anche le sue occhiaie quasi non esistono, ma per... non c'è neanche le occhiaie. È perfetta. Per uniformare il colore, sì, dell'incarnato anche qui sotto gli occhi, utilizziamo un touche éclat, quindi un tocco di luce, mm-hmm, in francese, che serve proprio per illuminare questa zona, che normalmente comunque quasi sempre è una zona un po' scura, piena di ombre. Ma questo, quindi, è il correttore, il classico correttore, anche se tu l'hai chiamato touche éclat, in realtà tocco no, di perché luce. È proprio un illuminante. Il correttore normalmente tende a coprire molto di più, mentre l'illuminante, con l'illuminante riusciamo a lasciare una trasparenza della pelle, quindi riproponiamo ciò che abbiamo fatto con il fondotinta anche in questa zona così, insomma, degli occhi. E, però allo stesso tempo, con una texture luminosa, sì, del prodotto, riusciamo ad illuminare, quindi eventualmente a coprire anche quel minimo di scuro che abbiamo. Quindi l'effetto finale sarà leggermente coprente, però piuttosto illuminante. Esatto. Nel caso, esatto, in cui l'ombra dovesse essere particolarmente accentuata, allora dobbiamo mettere un po' di correttore, lo mettiamo. Assolutamente. Senti, Luna, con l'arrivo della bella stagione, dobbiamo cambiare fondotinta, dobbiamo scegliere degli altri prodotti, oppure teniamo nella nostra pochette, la nostra trousse, quello che usiamo durante l'inverno? La pelle tende a migliorare con il sole, no? Quindi ad essere più bella, il colorito, eccetera. Quindi normalmente la donna tende a diminuire la quantità di fondotinta che da mettere sul viso, uh-huh, e quindi sceglie un fondotinta meno coprente e più idratante. Più idratante, più idratante, insomma più leggero, anche perché poi fa caldo d'estate, quindi anche la sensazione appesantire il viso, esatto, esatto, è insomma un adesso po'... Adesso vi volevo... far vedere, pesante per noi donne. Concludiamo l'effetto glow. Vediamo. Che vi volevo far mostrare. La palette che ho scelto ha tre tonalità. Io per lei sceglierò la seconda, che è quella media, se no altrimenti questa è troppo chiara e questa è troppo scura, che utilizzerò in questa maniera. Prendo il pennello, okay, mischi prodotto. Mischi un po', mixi le tonalità. Il secondo e il terzo. Il secondo, dopodiché, e il terzo. Con acqua nebulizzata. Ah, questa è soltanto acqua? Solo acqua, solo, sì, acqua. Quindi si parte dalle tempie per poi arrivare su, sì, tutto il viso, esatto, arrivare, sì, quindi sul, riprendo. Diciamo che sono più gli zigomi, il punto di partenza sono gli zigomi. Tempie e zigomi, sì. Tempie e zigomi. Ok. Quindi scendo va messo un po' soltanto sulla guancia. Lì? L'importante è sfumare bene. Sì, sì. Quindi da una parte. Non si scioglie poi, avendo nebulizzato quest'acqua, questo prodotto? In realtà il gioco è proprio quello, si scioglie un po' e elimina quell'effetto un po' polveroso che normalmente hanno questi prodotti, mm-hmm, in polvere, perché normalmente chi vuole questo effetto sceglie un prodotto in crema o un prodotto in polvere. Okay. Per utilizzare il prodotto in polvere ed avere un effetto quasi in crema, mm-hmm, lo utilizziamo con l'acqua. Benissimo, è chiaro che fai adesso l'altra parte, tra poco vedremo anche la parte, insomma, degli occhi. Poi è un po' il clou di questo make up. Ve lo dico subito perché è spettacolare sul serio. Lo vediamo tra poco. Grazie Luna. A dopo. Michele, sei pronto? Michele e Stefano? Ma siamo prontissimi. Che fate lì? Molto pronti, perché siamo arrivati al momento della dedica che abbiamo, che oggi è una dedica telefonica. Vediamo chi ci ha raggiunto al telefono. Pronto? Sei già in linea? Pronto? Oh, ciao, come ti chiami e da dove ci chiami? Buon pomeriggio, sono Antonia. Da Polignano. Da Polignano. Beata lei, Polignano. Infatti, una bella giornata così, stai davanti al mare a goderti il panorama, no? Sì, infatti, è bellissimo. Infatti, immaginiamo, beata te. Senti, ma voglio sapere che canzone hai scelto da dedicare e soprattutto, come dico sempre, a chi la vuoi dedicare? Vorrei incontrarti fra 100 anni, vorrei dedicarla a mio marito Mario. Ah, vorrei incontrarti fra 100 anni. Nel ma senso se che lo vuole un pochino prima, sempre con nel Mario. Senso che lo vuole mantenere, sì, è così, sì. No, nel senso, rivediamoci fra 100 anni. Nel frattempo ma non marito, si sa. Scherziamo, non vogliamo assolutamente che questa dedica arrivi, insomma, sbagliata. È una dedica d'amore, insomma, e quindi la facciamo subito. Grazie per averci chiamato. Continua a seguirci. Un bacione a te e a tuo marito. Ciao, ciao, ciao. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Pensa al mondo fra 100 anni.
ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri, saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti fra cent'anni, rosa rossa fra le mie mani, dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino, sarò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Oh, questo amore è un faro che brilla. Ci fa sciogliere! Ma è una bellissima canzone d'amore. Quando parliamo d'amore, d'amore. Fantastico, fantastico. Ricordiamo questi complimenti che si nasconde dietro. No, aspetta, ricordiamo prima tutti i contatti. Lo so che lui già sa che è il momento infatti. Però devo dire gli indirizzi, giusto? Sì, sì, sì. Allora, sì. Abbiamo il numero telefonico che è 349. Anche tu che a me viene da ridere. Chissà perché 326. Sì. Poi abbiamo l'indirizzo redazione.buonpomeriggio@norba.it. tra l'altro è scritto anche qua, vedete, okay. Perfetto, bravo, non ci si può sbagliare. E poi anche la pagina Facebook, anche Instagram, finché c'è Facebook c'è pure noi la pagina, perché poi non sappiamo se dura ancora tanto. Vabbè, bene, allora bene. Ma adesso però sento nel continente nero andiamo a ballare. Sì, lei è Patrizia Giannarino. Buon pomeriggio. Grazie. Lui è Edoardo Vialena, inconfondibile. Oggi studiamo l'Allegagli. Semplice, ho bisogno di più volontari proprio perché è un ballo di gruppo. Quindi andiamo, anche dai, Michele e Meri. Ecco perché sono la sola. Guarda, la sole a tutti e tre. Tutti insieme, ci divertiamo un po'. Michele, vieni, dobbiamo condividere. Sei proprio simpatica. E comunque l'allievo principale è lui. Ho bisogno anche di voi. Sì, noi facciamo. Ci divertiamo tutti insieme. Noi facciamo il coro. Così va bene. Tu ti metti al centro, sì. Noi siamo i tuoi amici. Noi facciamo il coro. Perfetto, okay. Ecco. Iniziamo. Patrizia, segui, sì. Soprattutto lui. No, sì. Va bene. Allora iniziamo, sì, con una camminata laterale a sinistra. Iniziamo con il piede sinistro. Sì. Tipo, uno, due, tre, e calcio. Stessa cosa a destra. Tre passi, uno, due, tre, e calcio. Stessa cosa a sinistra. Ancora. No. Il calcio quando andiamo a sinistra con il piede a destra. Posto, quando andiamo a destra con il piede sinistro. Oh. Ok, ricominciamo. No, perché sì. Mary l'aveva capito benissimo, io no. Va bene, lo rispiego. Come stai? Io l'ho capito bene. Vabbè, ti voglio vedere. Ripartiamo. Andiamo. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Calcio, 1, 2, 3, calcio, 1, 2, 3, calcio, per tre volte. Beh, basta, sì, per dopo ho di finito. Di qui, passo di caricamento, indietro destro, chiudo col sinistro, sì, e avanti di nuovo col destro. Ripetiamo. Non ho capito niente, però sì, è bello. Allora, destro dietro. Sì. Chiudo. E destro di nuovo avanti. E chiudi. Ripetiamo. Facile. Ancora. Indietro, chiudo, avanti. Ripetiamo tutto dall'inizio della camminata laterale. Dalla camminata laterale a sinistra. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Calcio, 1, 2, 3. Calcio, 1, 2, 3. Calcio indietro, chiudo, avanti. Di qui, piccoli saltelli, iniziamo con ginocchio sinistro su. Per favore stringete sul maestro Paradisi, sì, perché sì, sì, sui saltelli lui è imbattibile. Ok, allora iniziamo col ginocchio sinistro su. Sinistro. Che questo è sinistro? Destro. E sinistro. E qua c'è il pianoforte. Mi si frattura la rotula. Scusa, sono buona. Venuta verso di me, se no c'è il pianoforte, c'ha problemi di rotula, prova l'espressione. La musica non c'è più, l'hanno tolta. Adesso la mettiamo. Ora proveremo con la musica. Vabbè. Di nuovo, tutto dall'inizio. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3.
calcio, 1, 2, 3, calcio, 1, 2, 3, calcio indietro, chiudo, avanti, sinistro, destro, sinistro. Vabbè, però okay, questa mi è venuta malissimo. Vabbè. Questa parte finale. La parte del caricamento. La parte del caricamento. Vabbè, lo facciamo indietro dopo, col destro, chiudo e avanti. Vabbè, facciamo la musica, vai, e vai, poi andiamo, vai, giriamo musica in senso orario. Qui non si fa niente, le facce si fanno le facce. Esattamente. Via, 1, 2, 3, calcio, 1, 2, 3, calcio, 1, 2, 3, calcio indietro, chiudo, avanti, sinistro, destro, sinistro, ricomincio, sul nuovo lato. Ok, si gira in senso orario e si... Si gira in senso orario e si balliamo su tutti i lati. Michele non ha capito. Io non ho capito una cosa. Dopo che abbiamo fatto sti calci, io non ho capito. Vabbè, sti calci. Devi andare indietro. Dopo il terzo calcio, si fa? Devi andare col indietro. Si va a centrocampo. Indietro, chiudo, bordo avanti. Campo, no? Quello è un programma. Dobbiamo caricare indietro, per poi andare avanti e fare i saltelli. Sì, la prima gamba che fa il saltello è la destra o la sinistra? La sinistra. Capito tutto. Vai, grazie. Ok, va bene. Okay. Ripetiamo ancora. Rifacciamo. Anche voi a casa. Vi voglio vedere sciolti. Mica solo noi. È la portata di tutti. Perché oggi siamo io e te? Non ho capito. Perché balli di gruppo, tutti insieme. Divertiamo. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, calcio, 1, 2, 3, calcio, 1, 2, 3, calcio indietro, indietro, avanti, sinistro, destro, sinistro, 1, 2, 3, calcio, 1, 2, 3, calcio, 1, 2, 3, calcio indietro, chiudo, avanti, sinistro, destro, sinistro, ancora. Ma sto giro non ce l'aveva detto. Fatelo voi, vai, che l'ho visto. No, rifacciamo. Ma è finito, quindi una prossima volta. Allora, va bene. Grazie. Ci rivediamo per la prossima lezione. Voto tutti e tre, 10. Perché ci stiamo divertiti. Grazie, non conti su di noi, poi la prossima settimana. Ci hai messo 43. Grazie, grazie. Sì, si baciano, devi andare in cucina. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. Antonio, addio. La chiamiamo noi, non telefoni, non si preoccupi. Ecco qui, sono con il mio caro e amato Antonio Sgarra. Grazie, mi fai sciogliere. Perché fai quella faccia lì? Così. Ho ballato bene? Tu devi sapere che io sono ingenuo. Tu mi fai quella faccia, scusa. No, devo dire. Ma perché non ti è piaciuto il mio balletto? No, è veramente interessante. Ho preso parecchi spunti. Molto bene. Il prossimo piatto... Posso prendere qualche spunto da te oggi? Sì. Perché... Anche perché è una ricetta semplicissima. Ma meno male. Sai, dobbiamo rientrare nel ritmo anche della nostra cucina. Quindi partiamo subito da una ricetta facile. E soprattutto leggera. È leggera, sì, perché dobbiamo depurare questi due giorni di grandi abbuffate. Hai mangiato tanto tu? No. Io sì. Io no, perché purtroppo ho lavorato. Per cui, certo. Adesso mi racconti tutto quello che hai fatto. Okay. Che cosa facciamo di buono? Buono. Facciamo un'insalata con verdure. Non ricorda più. Mi hai confuso col balletto. Ma non stavo ti lì ho a guardare i passi. Dai, ti do anche un bacio. Grazie. Oh. Adesso non faccio più nulla. Con rossetto. Allora, faremo un'insalata di verdure in conserva e poi spiegheremo perché, con una crema di ricotta e poi metteremo una salsa verde sopra per condire il tutto. Benissimo. Bene. Tutti gli ingredienti, tutte le dosi che ci occorrono, ce le segniamo, carta e penna da casa, e poi iniziamo a preparare insieme questa ricetta bella leggera e anche molto economica, sicuramente. Si tratta di verdure in conserva con salsa verde e crema di ricotta. Allora, occorrono 360 g di crema di ricotta, un peperone rosso, 100 g di carote di Polignano, 100 g di zucchine, 100 g di cipolla rossa, 5 litri d'acqua, 30 ml di olio extravergine d'oliva, 10 ml di aceto di lamponi, del sale e dello zucchero. Ancora, per la salsa di olive e capperi che andrà appunto a condire questa nostra verdura, occorrono 50 g di capperi dissalati, 100 g di prezzemolo, 30 ml di olio extravergine d'oliva, 10 ml di aceto, 2 filetti di acciuga e uno spicchietto d'aglio. Molto bene, quindi bene. Oggi praticamente, a quanto ho capito, impareremo a fare una conserva di verdure insieme. Sì, noi la faremo espressa, però spiegheremo che... Devo togliere un po' di rossetto. Però
È Mary, eh. Scherziamo, scherziamo. È quasi mio cugino ormai. Quasi mio cugino, Sgarra. Allora, dicevi di questa conserva, si può fare comunque sì, anche allora, in altre occasioni. È chiaro che può essere un contorno o un piatto unico, giusto per chiarire subito no, le questa idee. Qui con la ricotta è un piatto unico, mm-hmm. però è perfetto sia come contorno ma anche come antipasti. Come antipasti perché? Perché ha la nota acidura dell'aceto. Quindi quando c'è una nota di acidità può essere sia un aperitivo che un antipasto. Ok. Allora come prepariamo le verdure? Allora, tagliamo tutte le verdure innanzitutto, poi le mettiamo a cucinare in ordine di tempistica di cottura. Ok. Quindi partiamo con le carote. Carote. Allora. Di Polignano. Di Polignano, sì. Che sono non arancioni come le classiche, sono, no, diciamo, virano dal giallo al bordeaux. Virano? Sì, nel senso che sono due colori che si mixano insieme e comunque la caratteristica principale è che sono dolcissime. Brava, sono dolcissime, brava. Molto buone, a me piacciono tanto, le mangio spesso. Allora, invece poi, i peperoni li togliamo, i semini interni, che sono quelli che, sì, insomma, sono più indigesti, poi li tagliamo a losanghe, in questo modo. A losanghe? Sì. Ah. Quindi modo, praticamente a striscettine lunghe? Sì, in obliquo praticamente. In obliquo. Ma l'hai scelto rosso volutamente? Sì, perché dà colore. Sai da che cosa si, perché si differenzia perché? Il colore in base al tempo di raccolta. Quindi il verde è quando è acerbo. Ah. Il giallo è quando è leggermente maturo. Quindi il rosso è bello maturo. Rosso è bello maturo. Come la mia giacca oggi, è bella matura. Ma infatti sapevo che mettevi, sì, la giacca rossa. Perciò hai scelto il peperone rosso. E dilla la verità. Allora, mentre no, l'altra tu volta tagliuzzi, mi hai fatto portare il nero di seppia. Perché avevi un tagliere nero. Ah sì? Ah, non me lo ricordo neanche più. Alle fate del chili mangiaro. Che è successo? Mi sto allenando, è quasi perfetto. Non ci credo. L'ho fatto, ci vediamo dopo. Non ci credo. Va bene, pubblicità. Un minuto, ci fermiamo. Torniamo tra poco qui a buon pomeriggio. Oggi abbiamo ripreso proprio. Gli altissimi negri. Ogni tre passi, ogni tre passi.